Piero e Giampiero, un'amicizia che si è consolidata grazie ad uno splendido viaggio lungo la penisola italiana a bordo di una splendida Harley Sidecar. Erano partiti dal lungomare di Crotone ed è qui che sono arrivati nella serata di giovedì 24 ottobre ad accoglierli non solo gli amici, ma anche quanti sui social network hanno seguito le tappe di questo viaggio, un sogno divenuto realtà grazie ai numerosi harlisti che nelle tappe italiane hanno predisposto ed accolto Piero Vrenna, visibilmente commosso per l'accoglienza che la sua città gli ha riservato. Spero che magari questo sia l'inizio per altri ragazzi meno fortunati di me, che possano capire che con un po' di buona volontà ci si può realizzare tutto. Senti, qual è la tappa che ti ha colpito di più di questo giro? Allora, l'ho già detto prima, quella più commovente è stata in una casa famiglia dove ci sono visto ragazzi con problemi abbandonati dalle famiglie e questi veramente, cioè, vedendo queste cose ti senti veramente fortunato perché, cioè, come dire, hai amici intorno, la famiglia, mentre loro non avevano nessuno. Uno splendido esempio di amicizia, un sentimento vivo e reciproco che in questo viaggio si è rafforzato e che si contraddistingue per una carica emotiva eccezionale. La voglia di continuare a mettermi in gioco in situazioni del genere, perché sicuramente, vabbè, Piero è una persona che merita tutta la fortuna di questo mondo e di quell'altro. E io vorrei soltanto fare una precisazione. In tutto questo giro siamo riusciti a metterci una cosa utile in mezzo al dilettevole. Siamo andati a trovare una dottoressa che ha visitato Piero. L'ho scritto anche sulla pagina, voi lo sapete, sapete tutti quanti la storia. Ecco, un ringraziamento ancora a quella dottoressa lì, perché ha fatto veramente qualcosa di umano che io in 41 anni non avevo mai visto e che mai mi sarei aspettato in quella circostanza. Per cui, se tutto questo riesce a muovere anche determinati meccanismi, allora sì, io continuo a rimettermi in gioco sicuramente senza tirarmi indietro. Non ci sono barriere impossibili da superare, Giampiero e Piero lo hanno dimostrato. Alla base di questo viaggio uno splendido sentimento, qual è l'amicizia, ma anche la solidarietà di tanti bikers che hanno dimostrato, ove ce ne fosse bisogno, che sotto il giubbotto di pelle nera dell'arlista batte un cuore tenero.